Una nuova gamma di tre vetture in grado di coprire il 50% del mercato. La nuova Ypsilon nel 2024, l'Aurelia nel 2026 e la nuova Delta nel 2028, con il passaggio al full electric dal 2028. Sono questi i pilastri su cui poggia il piano strategico di Lancia, un piano che punta alla presenza in Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi e su una stima di 100 concessionari nelle 60 maggiori città europee. Il 50% delle vendite sarà online. Abbiamo iniziato a lavorare poco più di 12 mesi fa. Lo scorso settembre è stato approvato il nostro piano strategico, un piano a lungo termine, un piano a 10 anni, tre nuove vetture, una ogni due anni a partire dal 2024 e una aggressiva strategia di elettrificazione. Oggi in questo evento, qui nei nostri uffici di Lancia, facciamo un altro passo avanti, apriamo Lancia anche ai mercati fuori dall'Italia. In particolare abbiamo annunciato i nostri nuovi country manager in Francia, Germania, Belgio, Olanda e Spagna. Mi sembra il modo migliore per iniziare. Abbiamo selezionato i mercati da cui partire non solo guardando ai tradizionali KPI, ai numeri più tradizionali, ma abbiamo voluto dare importanza anche a tre nuovi indicatori che per noi sono rilevanti, come il Made in Italy, quindi la capacità di valorizzare il nostro prodotto italiano, il nostro stile di vita, così come è importante anche la rilevanza del mondo online, visto che puntiamo molto in questa area, e poi la rilevanza del B-segment, ecco, del segmento P, del segmento B'. Se mettiamo insieme tutti questi indicatori, la lista delle priorità esce molto chiara, la UK è dentro e forse dobbiamo riprendere qualche decisione in questo senso.